Sono tornate ieri mattina in Piazza del Popolo a Faenza le Lamborghini dell'Italian Tour offerto dalla Casa di Sant'Agata Bolognese ai propri clienti più affezionati, molti dei quali di origine straniera. Una tre giorni dedicata alla scoperta delle città d'arte italiane e dei luoghi più rinomati all'estero del nostro paese, rigorosamente al volante di una Lamborghini. Dopo un primo passaggio il 23 maggio scorso, un nuovo gruppo di appassionati delle quattro ruote è tornato a visitare Faenza ieri in quanto capitale della ceramica artistica. Le auto, scortate dalla Polizia Municipale, sono arrivate dalla Via Emilia, hanno percorso Corso Europa e Corso Saffi per poi raggiungere Piazza del Popolo e parcheggiare sotto l'occhio curioso di molti passanti. All'arrivo, infatti, delle auto, giovani, adulti e anziani hanno immediatamente circondato diversi modelli, allungando lo sguardo dentro gli abitacoli, chiedendo informazioni e non perdendo occasione per farsi immortalare davanti ad uno degli scintillanti bolidi. Il tour, arrivato al suo terzo giorno, ha riguardato le Marche e l'Emilia-Romagna. Base di partenza di ogni tappa, visto la stagione estiva, è stata Rimini. I turisti, a quattro ruote, sono così partiti alla scoperta di San Marino e Monte Gridolfo il primo giorno. La seconda tappa è stata dedicata a Gradara e San Leo, mentre il terzo giorno ha visto l'organizzazione focalizzarsi su Faenza e sul litorale ravennate, raggiunto sul finire della mattinata. Dopo essere arrivati infatti in Piazza del Popolo e in Piazza della Libertà intorno alle 11, dopo un tour veloce in città, i facoltosi turisti sono risaliti in auto e sono ripartiti lasciando Faenza, attraversando Corso Garibaldi, percorrendo il cavalca ferrovia e raggiungendo i lidi ravennati attraverso la Ravegnana. Il prossimo tour, con un itinerario ancora da definire, è previsto a settembre.